Nel giorno della festa dei lavoratori è ufficiale la gratuità del tratto di 7 km di A24 tra l'Aquila Ovest e l'Aquila Est, un tratto che sarà usato come una tangenziale, così gli aquilani potranno spostarsi in modo più veloce da un capo all'altro della città, senza congestionare il traffico locale. Ticket a costo zero quindi per chi entra in autostrada e riesce all'altra uscita. La convenzione tra il comune e il gestore ANAS è valida sino al 31 dicembre. Il tempo di gestione provvisoria ANAS ma potrà essere rinnovata per 2 anni. Il comune dal canto proprio ha già inserito la cifra di 100.000 euro nel bilancio per l'anno in corso, ma ha già accantonato somme per 2024 e 2025, la stessa somma. Il sindaco Biondi ha spiegato che ogni 3 mesi prenderà da ANAS i ticket a costo zero per valutare l'impatto della misura e la convenienza. Il tratto tra i due caselli resterà invece a pagamento per chi percorre altri tragitti al di fuori. Anche chi entrerà o uscirà all'Aquila Est o Ovest, ma per compiere altri percorsi al di fuori di quello urbano, dovrà continuare a pagare insomma il ticket di 80 centesimi. Oggi in città è stata una giornata senza traffico, tante le persone che stanno trascorrendo questo ennesimo ponte fuori città, ma uno dei rischi nelle giornate cosiddette normali può essere rappresentato dal casello dell'Aquila Ovest, dove c'è il cantiere per realizzare il nuovo viadotto e dove è atteso un aumento del traffico a causa dell'eventuale numero di pendolari che, vista la gratuità del pedaggio, potrebbe decidere di spostarsi in macchina sull'autostrada evitando le vie urbane. Qui infatti potrebbero aumentare i rischi per gli automobilisti, visto il caos che si genera nella rotatoria provvisoria, ma anche a causa della riduzione della carreggiata nella stessa area di cantiere. Sulla 24 inoltre ci sono anche altri cantieri, come quello tra Tornimparte e l'Aquila Ovest, che è un lungo tratto a carreggiata ridotta.